continua la serie positiva, la 20ª vittoria in questo campionato, ma in casa, anzi in Liga, nel campionato, nella Liga, Liga Asobal, non perde da 111 gare. Sì, il campionato lo usano come partita amichevole per prepararsi alla Champions. Champions in cui giocheranno, giocheranno appunto questa domenica contro il Kiel per mantenersi leader nella classifica in caso di vittoria. Speriamo in bene, perché il Kiel è sempre una bestia nera del Barça. Dopodiché, allora, domani sera ci sarà il basket. Non so ancora se andrò, perché forse c'è un altro appuntamento familiare. Sì. Ogni tanto devo dedicare anche tempo. Certo. Chi è caduto? È caduto il leone. Mannaggia. È caduto il leone. È caduto il leone. Andiamo al momento in cui stava dicendo, adesso lo recuperiamo. È stato abbattuto? È stato? Abbattuto, no. No, no. Pronto? Ecco, Sergio, è caduto dalla linea. È caduto dalla linea. Esatto. Stavo dicendo, devo dedicare un pochino di tempo anche a mia mamma. Sì. Il sabato sera sarò ancora allo stadio. Bene. So che ci sarà anche Nicoletta Frelati. Sì, della Peña di Roma. Stefano Dolci. Esatto. Stefano Dolci della Peña di Bergamo, no, Alessandro? Sì. Ok. Mi ho iscritto. Sì, sì. Vai, perfetto. Sergio. E se uno volesse sabato dedicare la sua vita ai colori blaugrana, cose che io non faccio, sempre per ragioni familiari, si godrebbe alle 2:30 l'occhio su ghiaccio, sì, la finale dei playoff, sì, della squadra degli Alghieri, sì, alle 4:15 l'occhio su pista, recenti campioni di Spagna che hanno vinto la Coppa di Spagna. Benissimo. Dopodiché alle 18 gioca il Barça al Mini. E poi alle 20:45 ci sono. La moglie giunti. Chiede il divorzio. Esatto. Vabbè, guarda Alessandro, che se Sergio non era andato per insomma questioni familiari, per tutte le cose familiari che deve fare, lui avrebbe fatto questo tipo di programma. Sicuramente. Sì, ma non metto in dubbio, conosco però, Sergio, la passione. Però la mia battaglia. Sì. La mia amata Giulia mi ha detto anche: guarda Sergio, se torni a casa con ancora una maglietta del Barça, io ti uccido. E probabilmente da lunedì non ci sono più, Quindi la Giulia è proprio di fa. Sergio, parlando dei leoni, una ragazza le domanda a un ragazzo: sì, senti, tu saresti capace di lottare con un leone per me? E dice il ragazzo: guarda, a me i leoni mi fanno paura. Dice la ragazza: farmi vedere, dice, il tuo WhatsApp, dove è il leone che lo ammazzo? Ecco, vabbè, anche Alberto fa le barzellette anche moderne con WhatsApp, giustamente. Allora, e se abbiamo un numero nuovo di WhatsApp, dico l'ultima cosa, dopo vai. Chiudo e vi lascio io, che così prendo il bus per tornare a casa, perché pure di camminare a Casteldefels prende il bus per tornare a casa. Vai. Ieri sera sono stato a cena appunto con la mia famiglia, c'era anche mio cugino Viran, giocatore del Barça di pallamano, così. Un giorno di questi vi farò avere l'autografo a tutti, ve lo prometto. C'era troppa gente, non volevo disturbarlo più di quel tanto, e c'era anche suo fratello e le due fidanzate, che meritano un saluto speciale, sia a Gabriela sia a Carol. Ce le salutiamo affettuosamente. Un felino saluto. La pazienza che hanno anche nei miei confronti, perché intanto li scrivo sia a Via sia a Nomar, quindi dobbiamo avere una bella pazienza. Anche perché dai, questo autografo per Viran, abbiamo scoperto l'altra volta in diretta che Davide Moroni, socio della Peña di Roma, è un appassionato di pallamano e conduttore di club di football, perché poi gioca a calcio come portiere, è anche bravo, quindi è appassionato di pallamano, insomma dobbiamo avere questo autografo di Viran. Dobbiamo lasciare il leone, quando facciamo il torneo tra le Peña, già ci abbiamo il portiere. Noi ce l'abbiamo il portiere Davide Moroni, molto bravo. Va bene, un abbraccio Sergio. Ciao Sergio. Ragazzi, vi saluto tanto, urlerò anche per voi sabato sera,
se le vostre pegne sono presenti. Non so se Torino ci sarà, ma almeno tre quarti delle pegne italofone di questa radio ci saranno. Va bene, e questo è un grande piacere. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Saluti alla Lionessa, ciao, ragazzi, madre. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Allora Alessandro, sono arrivati i carnet del pegnista, finalmente sono arrivati, li stiamo già distribuendo. Sì, diciamo che arrivati a marzo era auspicabile che arrivassero, c'è questa tempistica strana nella stampa, sì. Sono arrivati e stiamo già iniziando a distribuirli, da Bergamo alcuni addirittura in tempi record hanno già ricevuto tessera, gadget e tutto, quindi Poste Italiane ci aiuta nella distribuzione del lavoro in questo caso, ed è comunque sempre un'emozione sia riceverle a casa, è quando vero. Il postino, il corriere ti citofona e ti dice c'è un pacco da Barcellona, apri e vedi questo tesoro di tessere che comunque ti fa sentire anche il senso del lavoro che fai durante un anno, in cui dici ah, finalmente siamo arrivati, e dall'altra proprio per chi le riceve comunque è una soddisfazione e anche un motivo di orgoglio. Sono già arrivate diverse fotografie di pegnisti, sì, che insomma si fotografano con sciarpa, tessera, nei prossimi giorni piano piano le pubblicheremo in Facebook. E penso che per tutti, anche per voi a Roma, che insomma è il primo invio, il primo lotto, sia una gran soddisfazione. Esattamente, è proprio così. E quindi nei prossimi giorni anche il buon Giuseppe De Seri e Francesco Buonacura riceveranno la loro, insomma, primo carnet del pegnista, Peppe Pedisso, mi raccomando. Le prossime... Non vediamo l'ora, ragazzi. Lo so che io e Francesco siamo in attesa, aspettando. Lo so che non vedete. Lo so che non vedete l'ora, come non vediamo l'ora di fare questo benedetto viaggio a vedere una partita tutti del Barça insieme. Tutti insieme. Va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo chiudere, sono le 23:23, guarda caso. E io vi auguro tanto una buona serata, ma poi vi auguro insomma di passare un buon weekend, questo significa che vinciamo col Celta Vigo e poi niente, poi vi faccio sapere io com'è Barcellona già da martedì e com'è il clima e vediamo se succede qualche cosa, ecco, non dico altro, se succede qualche cosa. Quindi staremo lì pronti. Intanto ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, anche perché io rientro giovedì pomeriggio e poi la sera facciamo Radio Barça Italia. Quindi un grazie a tutti voi, un grazie al Pedisso da Napoli, a Pep da Bari e poi al grande Alessandro Esposito da Bergamo. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte, visca il Barça, visca Catalunya Lliure e visca le pegne italiane. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Maxi, come dicevo prima, abbiamo un numero nuovo di WhatsApp. Abbiamo un numero nuovo di WhatsApp che non abbiamo ancora oggi, pronti per questa settimana, la prossima settimana segnatevelo, perché potete chiamare potete mandare messaggi WhatsApp al 320-69-22565 e appunto fare le vostre domande, i vostri suggerimenti, le vostre affermazioni. 320-69-22565. Esattamente. Esattamente. Allora andiamo a leggere quello che ci scrive il grande Antonio Galletti da Bologna. Kuman, secondo lui Kuman allenatore alternativa a San Paolo, onore al generale Lucio, sulla Champions non si espone, dice addirittura Barça 40%, 60% Paris Saint Germain. Anto, speriamo. Ma insomma io non dico niente, non voglio dire niente. Vediamo che succede. Vediamo appunto, come dice Alberto, quello che può succedere e quello che succede. Esattamente. Come dice il buon Alberto Polinori, insomma, noi staremo lì e capiremo quello che succede. Allora, prima di lasciarci, io volevo intanto mandare in onda le interviste
a Luis Enrique, dove lui annuncia che lascerà la panchina del Barça a fine stagione. La risposta di Rakitic, che dice che comunque lo sapevano e c'è stato insomma un insomma, per lui è stato una cosa che è importante perché Luis Enrique l'ha voluto al Barça, gli ha permesso di vincere molto, eccetera, eccetera, e quindi lotterà fino alla fine, dice il buon Rakitic. Il presidente Bartomeu, che dice che onore a Luis Enrique, grandissimo, ci ha fatto vincere, ha preso il Barça che stava in una situazione non buona, l'ha portato alla vittoria di questi grandi trofei, eccetera, eccetera, e che comunque a giugno verrà annunciato un grande allenatore per la prossima stagione, quindi aspetteremo. E poi, Alberto, una cosa che facciamo passare sia in catalano, sia in spagnolo, in castigliano e sia in inglese, lo faremo passare anche nelle prossime puntate, perché il Barça sta facendo, cade il 25esimo anniversario della vittoria a Wembley della prima Coppa Campioni del Barça. Sì. E il Barça sta organizzando che tutti i tifosi, i soci in particolare, possono mandare dei loro racconti di come hanno vissuto quella giornata, e quindi c'è questa pubblicità che si fa su Barça TV, ma anche sui canali social e web del club, e quindi le faremo passare anche in sottofondo con la radiocronaca del gol di Koeman alla Sampdoria. E poi, Alberto, ti faccio sentire una cosa, questa è inedita. Il jingle di Radio Roma Futura. Ah, bellissimo. Non lo sentite adesso, bisognerà metterlo in altra forma adesso con il microfono aperto. E poi, ragazzi, avete una chicca. Avete... Il genio della lampada salì, la reputa madre che te parió, dale, vamos, salì. Ecco, questa qui sarà un po' un tormentone, perché il nostro Alberto Molinori, che al gol del Leo, al gol del Leo, ha urlato... Che esca il genio della lampada. Io volevo che uscisse il genio della lampada, dalla lampada è uscito. Alberto, io testimone, perché vediamo la partita insieme, detto prima del gol: dai, genio della lampada, esce dalla lampada, è uscito e si è segnato subito. Senti, ma è un genio rosarino, però. Vabbè, è proprio un concittadino. Un concittadino di Alberto, ovviamente. Parliamo del dios del football, cioè Leo Messi. Quindi il primo jingle di Radio Roma Futura, comunque poi lo passeranno anche e lo ascolterete più volte. Vi abbiamo più o meno raccontato tutto. No, Alberto, detto tutto quello che stavamo appunto dicendo e ricordando in questa puntata ricca. È stata una puntata veramente molto ricca. Noi sono le 23:30, andiamo e c'è il mondo deportivo. C'è un bel commento di Josep Artells, sì? Che è il direttore aggiunto, no? Del mondo deportivo. Su Luis Enrique, che dice quello che avevamo detto noi, no? È intitolato Luis Enrique tra la passione e l'erosione, no? Perché tutti questi anni, come dicevi te, hanno provocato, si vede nel look di Luis Enrique, no? Nei capelli bianchi, nella fronte diversa e tutte quelle cose. Esattamente. Comunque, noi abbiamo detto, poi affronteremo questa cosa con più approfondimento nelle prossime puntate, perché l'allenatore del Barça rimane Luis Enrique Martinez fino alla fine. Noi dobbiamo lottare per questi tre titoli, perché in Champions, finché non siamo eliminati, non possiamo dire di essere eliminati, e quindi sostanzialmente poi affronteremo anche il discorso dell'allenatore. Inoltre sarebbe bello per Luis Enrique, come si dice, morire nella gloria, no? Esattamente, vincendo esattamente. Allora, diamo appuntamento a chi ci sta ascoltando. Diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 21:30 su radioromafutura.it. Però poi potete ascoltare questa puntata in podcast, dove su radioromafutura.it, su spreaker.com cercando Radio Roma Futura e poi Radio Barça Italia,
sulla pagina Facebook di Radio Barça Italia, sulla pagina Facebook della Peña Blaugrana Roma, sui due canali Twitter Radio Barca, chiocciolina Radio